è stata la palestra Sesto On The Day a Bottega di Vallefoglia a fare da cornice alla 43esima mostra del libro per ragazzi. L'evento, che ha come scopo quello di stimolare la lettura, quest'anno si ripropone con un ricco programma dedicato ai bambini, alle famiglie e alle scuole. Dopo due anni di stop imposti dal Covid, sabato scorso è stato inaugurato questo importante appuntamento in programma fino al 14 maggio. Filo conduttore di questa edizione, uno degli scrittori per l'infanzia più apprezzati in Italia, che con le sue storie, favole, poesie e filastrocche ha appassionato e avvicinato alla lettura milioni di bambini. Stiamo parlando di Gianni Rodari. Abbiamo chiesto alle città di peso di Urbino, alla Regione Marche, di farla diventare, come nei fatti già è, la manifestazione regionale, provinciale e perché no del Centro Italia, per essere presente alla Mostra del Libro di Torino il prossimo anno e far sì che ci sia un coinvolgimento non più solo dei tablet, dei telefonini, dei bambini, ma le scuole, le famiglie, ritornare a leggere il libro, ad impegnarci, a far lavorare una fantasia dei bambini che è fortemente bloccata dalle televisioni, da tutti questi strumenti, delle nuove tecnologie che allontana dalla vita sociale normale. Il tema Rodari, insomma, la fantasia di questo illustratore, la conoscenza, tutte le famiglie, tutti che hanno dei ragazzini, insomma, conoscono questo personaggio e quindi abbiamo sviluppato intorno a lui questa iniziativa. Che dire, il manifesto, ringrazio Simona Mulazzani che ha realizzato un manifesto molto colorato con un tema importante, quello della pace. La rassegna vede al mattino uno spazio dedicato alle visite scolastiche con diversi laboratori didattici per stimolare la mente dei ragazzi, mentre al pomeriggio l'apertura al pubblico è dalle ore 16 alle ore 19. Nel nostro territorio abbiamo l'Istituto Comprensivo Pian del Bruscolo e l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II e poi la collaborazione che va avanti da decenni con i licei artistici, quindi il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro e la Scuola del Libro di Urbino. All'interno della mostra troviamo opere degli istituti, ma anche opere realizzate dai più piccolini del nostro territorio, dalle scuole e dagli insegnanti che si prestano a questa mostra con tanta passione. I laboratori verranno gestiti non solo dagli insegnanti degli istituti, dei licei artistici, ma anche da associazioni del territorio che quest'anno abbiamo voluto, diciamo, coinvolgere in questa iniziativa. Il programma completo con tutte le attività didattiche è visibile sulla pagina Facebook dell'evento. Già questo colore che si nota subito all'ingresso dà questa sensazione di gioia. Poi scoprendo il tema della mostra Rodari e la tematica della fantasia ci porta comunque a cercare di scordarci un po' i momenti bui che abbiamo passato in questo ultimo periodo. Ecco, quindi questa settimana che ci aspetta, insomma, sarà l'insegna sicuramente del divertimento, rincontrare tanti ragazzi che verranno in visita al mattino, che sono i ragazzi delle scuole locali, accogliere il pubblico al pomeriggio, insomma sarà una vera gioia.